Buonasera a tutti, io sono Alessandro Castrucci e lavoro per UpQuality. UpQuality è una società nata pochi anni fa, si occupa di crowd testing per software, app, contenuti digitali e recentemente anche videogiochi e chatbot. In breve, che cos'è il crowd testing? Vuol dire testare un contenuto digitale non testandolo in house, ma distribuendo il contenuto a una platea di tester distribuiti a livello internazionale, quindi con competenze e demografie completamente differenti, per testare l'applicativo. Questo può risolvere un problema alla base, che è per esempio la frammentazione hardware quando si sviluppa un'app, che vuole essere sicura che funzioni su tutte le piattaforme Android, oppure quando ho bisogno di un determinato set di persone a cui indirizzare il mio prodotto e verificare che per loro questo funzioni. UpQuality come è arrivata al chatbot? È arrivata perché un cliente qualche mese fa aveva chiesto a un'azienda di sviluppo software di sviluppare un chatbot. Quando gliel'ha dato ha detto che ci faccio dato che non so se funziona? Chiamo una società che controlla la qualità dell'output digitale per verificare che effettivamente questo chatbot stia dando le risposte che deve dare. Quindi noi non siamo stati assunti da chi lo sviluppava, ma da chi era l'owner del prodotto. Passa qualche mese e ci chiama chi ha sviluppato il prodotto. Noi ovviamente pensavamo per ucciderci o più o meno per accoltellarci alla schiena dicendo che il nostro lavoro lo aveva messo in ginocchio. In realtà è esattamente l'opposto. Gli era piaciuto particolarmente quello che avevamo fatto e quindi ha detto, ok, voi qualche mese fa avete preso un chatbot pronto, lo avete testato e ci avete dato questo output. Ma se noi ne stessimo sviluppando un altro, come facciamo a integrare il vostro supporto fin dalla fase di sviluppo affinché il chatbot arrivi con un livello di training molto alto sul mercato? Quindi abbiamo pensato come potevamo aiutarli. E il punto di partenza è stato, ok, identifichiamo la demografia. Quindi il chatbot, in questo caso è un chatbot per una banca, e non è Ubi, è un concorrente, e secondo l'analisi marketing di questa banca, il mercato di riferimento, il mercato italiano, l'app uscirà solo per chi è possessore di iOS, quindi già questo filtra notevolmente il tipo di prodotto. Vedo che ride, quindi hai capito chi è. Mi è capito chi è. E lanciato 29. Altri aspetti interessanti sono anche la distribuzione demografica. Quindi noi abbiamo preso all'interno del nostro crowd persone che avessero esattamente queste caratteristiche e le abbiamo replicate identificando quindi dei potenziali tester. A questi tester abbiamo chiesto di fare di darci supporto in più momenti. Il primo momento, da un punto di vista di sviluppo, è che cosa chiede l'utente a un chatbot di una banca. Quindi l'obiettivo è stato, quando esiste un MVP del prodotto, noi lo distribuiamo a questi tester e gli diciamo, ok, immagina che hai letto la pubblicità, vuoi aprire un conto con questa banca, che domande faresti? Qual è stata qui la forza? Che in poco tempo 25 tester hanno identificato circa 15-20 domande da fare al chatbot e siamo arrivati quindi a 500 iterazioni identificate in pochi giorni di lavoro. Di queste 500, il chatbot ha risposto correttamente a 10. Scusate, è un 10%, perché ogni risposta mi ha chiesto se era corretta. Il 10% per un chatbot in sviluppo, secondo voi è tanto, è poco, è buono? Non so, chiedo a chi più esperto di sviluppo. È conversation, è buono dopo qualche giorno avere un 10% di risposta? Sì. Dipende da quanto è ampio il dominio, perché se si vuole, dipende da quante cose deve capire un milione, sì, se devi capire 100-200 assolutamente no. Deve capirne a metà, tra i due, quindi siamo rimasti un po' scioccati all'inizio. In realtà, valutando l'output del lavoro, questo era molto positivo, perché vuol dire che lavorando con il crowd testing si è identificato un livello di 9 volte rispetto alle domande identificate dagli sviluppatori, di tutte le domande possibili che un utente voleva fare. Se gli sviluppatori avessero rilasciato questo chatbot, al di là della parte di contenuto, ma di identificazione della domanda, sulla base del loro feeling, avrebbero identificato solo il 10% delle domande. Quindi collaborando insieme abbiamo identificato più o meno 390 argomenti di cui non c'era una risposta, e questo è un dato particolarmente curioso, perché quando abbiamo clusterizzato le domande per categoria, abbiamo visto che tolte 3-4 domande per ogni tester, tutte le altre domande erano molto specifiche. Il settore bancario ovviamente è un settore molto maturo, quindi l'utente si aspetta già che
delle funzioni ci siano e ognuno ha le sue specificità. C'è chi vuole sapere se può, avere, se può aprire un conto contestato, c'è chi vuole sapere se può avere due carte di credito, c'è chi vuole subito il libretto di assegni per necessità personali. Quindi in realtà il problema era che gli argomenti erano completamente differenti. Quindi c'è stato un lungo lavoro da parte dello sviluppatore per integrare tutti questi argomenti e iniziare a declinare tutte le varie risposte. Successivamente, ed è la fase che stiamo vedendo adesso, l'idea qual è? Capire il come. Quindi fatte, identificate questi macro argomenti, declinare delle forme linguistiche, degli stili, dei modi più sintetici o più espressivi di fare la stessa domanda. Quindi una delle attività che stiamo svolgendo proprio in questo periodo è quello, identificato il set di domande, di stimolare il tester a scrivere la stessa domanda in forme differenti, capire se il chatbot le riconosce, eventualmente integrare questa differente domanda e risposta in modo tale che il learning sia non solo automatico ma anche indirizzato. La curiosità di questo chatbot, è che è un punto che è stato detto nei primi incontri, nelle prime slide, è che bisogna capire bene il perimetro, no? Questo è un chatbot bancario, come dicevo, ma in realtà è un chatbot il cui obiettivo è quello di avere anche delle funzioni nella vita quotidiana, essere un assistente virtuale. Quindi può anche avere funzioni dell'app di ristorazione per cercare il miglior ristorante dove fare cena e anche qualche funzione più day by day, come per esempio la ricerca del meteo. Cosa è successo? Che abbiamo testato anche questi due aspetti e è nato un aspetto molto interessante, che in un primo momento lo sviluppatore aveva creato una sezione meteo dove nel momento in cui io faccio la domanda mi appare semplicemente un'immagine con il logo della nuvola, del sole o della pioggia e un'indicazione della temperatura e dell'umidità. Questo valore, scusate, questa risposta per l'utente che aveva testato questo tipo di chatbot era senza valore, perché non capiva se era una previsione, se era una valutazione istantanea e da chi era fornito. Non c'era fiducia, non c'era trust nell'informazione, perché il chatbot dava solo questo valore senza aggiungere nulla. Quindi lì c'è stato un aspetto di come esporre questa informazione. E hanno capito che era meglio dire qual era la fonte. Per esempio, meteo.it dice che a Milano da qui a 6 ore sarà brutto tempo e questa è la temperatura. La stessa risposta, declinata in forma completamente diversa, è come se creasse valore aggiunto per il cliente. Questo aspetto era stato completamente sottostimato, comunque non previsto, ci si aspettava che una risposta di tipo grafico fosse più completa. Un altro problema invece dal punto di vista differente che quello logico è che il chatbot rispondendo a domande di ambito ristorativo e domande di ambito meteo aveva ogni tanto dei momenti di completamente fusi, nel senso che quando sentiva una città non capiva alle volte se gli stavo chiedendo il ristorante a Milano o il meteo a Milano. Quindi si è capito qual era, facendo un percorso al contrario, qual era il tipo di domanda o la forma lessicale che sviluppava una risposta in una direzione o nell'altra quando in realtà la risposta era scorretta, e questo ha permesso poi di correggere questo aspetto e anche di personalizzarlo, perché anche lì sulla parte dei ristoranti c'era un elemento quotidiano, no? Che se io chiedo al chatbot ciao, dove posso andare a mangiare questa sera, è diverso da mia sorella che gli chiede vorrei un ristorante vegano e economico in centro. Lo stile ovviamente lessicale è differente, ma soprattutto il dettaglio dell'informazione. Quindi durante il test si sono accorti anche che sulla ristorazione noi italiani quantomeno vogliamo andare molto nel merito. Trattoria economica nel centro di Milano aperta stasera fino alle 22, non pizzeria. E vogliamo sapere perché mi ha dato quel risultato, vogliamo sapere perché è su TripAdvisor, perché le votazioni più alte, vogliamo sapere come mai queste votazioni più alte, quindi esporre sempre la fonte. Questo tipo di supporto, quindi, nato durante lo sviluppo, ha permesso di portare il training fin dall'inizio e arrivare a un livello di saturazione, diciamo, del tipo di risposta molto alto già nella fase di sviluppo. Questo è in breve il nostro racconto, io non ho slide, quindi in realtà mi fermo qui. Chiederti come ti sei rapportato durante lo sviluppo di questo prodotto con soluzioni, diciamo, tipo Siri piuttosto che Google Assistant, no? Che mi sembra che un pochino entri nel loro
loro campo di, cioè nel loro dominio applicativo, almeno attualmente, se dovessi pensare a come trovare il ristorante, la prima cosa è tieni premuto il pulsante del cellulare e chiedi, no? Sì. Cioè questo è un, come si può dire, vuole essere più specifico, vuole essere un'alternativa. Dici il prodotto che stanno sviluppando? Sì, sì, sì. Il prodotto che stanno sviluppando è un'app bancaria. L'obiettivo è però crearle un tipo di, una versione che diventa un assistente virtuale, quindi in realtà non usano la parola chatbot, ma virtual assistant, perché vogliono che tu lo usi quotidianamente, in modo da capire anche tu le tue abitudini e offrirti dei servizi nel gruppo specifici in base alle tue necessità. Quindi da questo punto di vista è un obiettivo di marketing strategico, darti più risposte su argomenti differenti e permetterti quindi di fare più spesso. Ascolta, ma non sarebbe conveniente separare le cose? Per esempio il meteo, fare un tipo di allenamento, per fare i ristoranti cambio completamente allenamento, perché sennò è ovvio che farà sempre confusione. Se dovrà allenarsi in vari ambiti. Sì e no, nel senso, dal punto di vista del nostro supporto la fase è completamente separata. Cioè, le fasi di crowd testing sono separate per argomento, quindi c'è il periodo in cui ci si testa la parte ristorativa, il periodo della parte meteo, il periodo della parte PAC bancaria e via dicendo. Ma da un punto di vista di esperienza d'uso, l'evento di il ragazzo prima lo esplicitava in maniera molto chiara, se io ho il problema delle lingue non posso più fare un chatbot in cui l'utente può parlarmi solo una lingua se è multilingua. E un virtual assistant la stessa cosa, non è che posso aprire un'altra app e solo fare la stessa domanda a quell'app. Deve essere lui capace di switchare un argomento all'altro. Non è facile. C'era una domanda? Sì, no, mi chiedevo, a livello di studio di qualità che viene fatto, il fatto che arrivi la richiesta di un'applicazione di servizi bancari che chieda voglio fare anche il ristorante meteo, per dire, no? E magari ha delle performance di un certo tipo. Voi in questo caso avrete consigliato di focalizzarsi su un solo core business, oppure non è quello che interessa a voi, ma interessa più fornire quali domande potrebbero fare per migliorare il servizio? Allora, questo è un elemento completamente nuovo, nel senso che un crowd testing è la prima volta che collaboriamo da qualche mese con uno sviluppo di chatbot, quindi c'è uno storico, non c'è un qualcosa di progresso. Il nostro obiettivo è stato capire le sue esigenze, perché il suo problema era che io esco, diceva lo sviluppatore, sul mercato e trovo sempre domande a cui non so rispondere. O trovo sempre argomenti che so, che il mio chatbot conosce, ma in una forma lessicale che lui non sa riconoscere. Quindi ha detto, come risolvo questo due aspetti? Lo testo prima, ma se lo testo, inteso come finisco il lavoro, lo testo, presto sul mercato, si allunga il tempo di sviluppo e nessuno oggi accetta questo aspetto. Quindi è stato lavorare insieme durante lo sviluppo. Allora, invece di chiedere a un team di sviluppatori, 10 persone, che domande fa una banca, chiedi a un crowd composto da 100.000 persone distribuite in tutto il mondo, che tu clusterizzi per categoria in base a quello che il marketing ritiene essere il tuo mercato. Ci dai questa informazione, noi ti diamo output di questo tipo, selezioniamo queste persone, le mettiamo nel caso d'uso e ti diamo il miglior feed da creare per garantire che tu hai clienti. Grazie. Prego. Io volevo chiederti, intanto questo crowd testing per me è tutto nuovo. Non ti sento, scusami. Intanto questo l'idea del crowd testing per me è nuova. E obiettivamente è anche abbastanza geniale nel chat, perché all'inizio hai questo problema di come poi la gente si esprime per la stessa domanda. Mi chiedevo, quindi la domanda è duplice. Primo, nel crowd testing, quindi voi state sostanzialmente labellizzando delle domande per verificare se sono giusto o corrette, o sto sbagliando. No, questo verrà dopo. Adesso la prima fase è stata quali domande vengono fatte indipendentemente dalla risposta che dà il chatbot. Seconda fase, come fare le stesse domande che abbiamo identificato come più probabili con una forma, un linguaggio, una scrittura completamente diversa. Quindi prendiamo personalità diversa, di classe sociale diversa, di reddito diverso, di posizione geografica diversa, e questo influenza il modo in cui uno parla. E la seconda domanda è, in un sistema, in un chat, aggiungete un pacchetto software a quello del... No, è un'app, in questo momento è un output meramente...
un Excel che dice domanda fatta, domanda risposta, valutazione da 1 a 5 della risposta e eventuali domande qualitative sul valore dell'output. Quindi c'è il discorso della fiducia, quindi dicevo prima sul ristorante, non mi fido, mi dà un risultato, ma io non capisco perché me l'ha dato. Okay? Oppure comprensione della risposta, è troppo sintetica, non l'apprezzo. Oppure invece che dirti immagine, ti dico, io mi chiamo Alessandro, ciao Alessandro, niente ombrello oggi, stai tranquillo, invece che dirmi un sole. Questo da un valore aggiunto, la risposta è esattamente la stessa, il puntatore è esattamente lo stesso, il valore aggiunto per il cliente è completamente diverso. Ma il feedback in sé per sé come non raccoglie? Perché cioè in una conversazione normale come raccoglie il feedback? Questa è una domanda da sviluppatore a cui non ti sto rispondendo.